Ciao, sono Lisa da CuccicuccicU.com. L'anno scorso ho pubblicato un tutorial su come realizzare queste ali da pipistrello per un travestimento di Halloween o cosplay, ma la ciliegina sulla torta sono queste orecchie da pipistrello troppo simpatiche. Oggi ti regalo il cartomodello e le puoi realizzare in circa 10 minuti senza cucire. Allora, iniziamo! Per realizzare queste orecchie ti servono un pezzo di panolenci nero o feltro sottile, ti serve un pezzo di circa 22x30 cm, il mio cartamodello gratuito che puoi scaricare dal mio sito, il link sta qua sotto. Un cerchietto che ti sta comodamente intorno alla testa, meglio se nero, ma se non lo trovi nero ti mostro un modo per renderlo nero. Spidi dritti, forbici da sarto, forbici normali per crafting, le pinze per i craft, il filo da fiorai e una pistola a cola caldo. Se il tuo cerchietto non è nero, però lo vuoi nero, c'è un modo molto facile. Serve un altro pezzetto di questa stoffa nera, quindi il panolenci o il feltro. Allora, prima dobbiamo misurare il cerchietto per sapere le dimensioni. Quindi prima intorno, diciamo la circonferenza, questo mio intorno sono 2,5 cm. Quindi la striscia è larga 2,5 cm. E poi la lunghezza, quindi iniziamo da questo lato qui, 0, e spostiamo il metro fino qui. E alla fine arriva 36,5 cm. Bisogna aggiungere un altro poco, quindi diciamo da 36,5 passo a 39 cm, giusto per sicurezza. Quindi la circonferenza è la larghezza della striscia e invece la lunghezza del frontino, il cerchietto, più altri 2 cm più o meno sarà la lunghezza della striscia. Ora cominciamo a tagliare i pezzi delle orecchie. Dovrai stendere la stoffa e poi stampare e ritagliare il pezzo del cartomodello. Dovremo fare uno così e un altro specchiato in questo modo. Il modo più semplice per farlo è semplicemente piegare la stoffa a metà, metterci sopra questo cartomodello e fissarlo con degli spilli. Una volta che è fissato, usa le forbici da sarto e tagliaci tutto intorno. Ecco fatto! Poi rendiamo nero il frontino, il cerchietto. O anche se ce l'hai nero, però lo vuoi un po' più abbinato alle orecchie, mettiamoci questa stoffa. Quindi qua c'è la striscia. E abbiamo la pistola a cola caldo che è già riscaldata, si vede la goccia che scende. Ok, quindi prima mettiamo una goccetta di colla qui da un lato, su un'estremità, e poi prendiamo il cerchietto e mettiamo più o meno centrato qua e la blocchiamo là. Vedi che c'è un poco di stoffa che va oltre il bordo. Poi dobbiamo continuare a mettere la colla qua direttamente sul cerchietto. Un po' di colla, non tutto intorno, solo in parte, e poi con le mani premi la striscia di panolenci o feltro premendo un po' con le dita e poi si continua così intorno. Ok, ora si vede la parte sopra è tutta coperta e c'è questa stoffa in più alle estremità. Ora dobbiamo mettere la colla qua all'interno e piegarci verso l'interno questa stoffa. Non è che deve essere perfetta, basta coprire più o meno i bordi. Oppure puoi fare la striscia un po' più largo per sovrapporre, non importa, nessuno la vedrà. Quindi mettiamo la colla qua, sempre all'estremità.
e premiamo questi bordi. Ops, scusate, non si vede tanto bene, un po' difficile. Comunque, si fa così. Volendo, potresti anche usare ago e filo per unire i bordi o fare un tubo di stoffa, però volevo tenerla senza cucire. Comunque, continua così, un pezzo alla volta, forse è più facile facendo solo un pochino alla volta. Piegare la stoffa all'interno, attenzione a non bruciarti le dita, e premendo così si vede si attacca bene. Continua così tutto l'intorno, la parte interna. Ok, ora è tutto coperto, tutto intorno, c'è un po' di stoffa di più alle due estremità, qua un po' troppo, quindi ritagliamo un poco. Ok. E poi dobbiamo solo metterci un po' di cola per piegare verso l'interno queste due estremità. Quindi vedi qua la fine del cerchietto e si piega la stoffa così. Queste sono le parti che vanno dietro le orecchie. Se vuoi ci puoi mettere una molletta o qualcosa per tenerlo piegato, il tessuto, oppure fare così con le mani, va bene così. Ripeto, non è che deve essere perfetta. Ok, e ora il cerchietto è tutto pronto, è abbinato alla stoffa delle orecchie. Io forse metterò un po' di mollette qua. Non ti preoccupare se si vede la cola, nessuno lo noterà. Ok, andiamo a fare le orecchie. Togli il cartomodello dalla stoffa e vedrai che ci sono i due pezzi specchiati, così. Non ti preoccupare se i bordi, come vedi qua, non sono molto belli, li rifiliamo dopo. Iniziamo con un pezzo solo, lo mettiamo così. Ora penseremo solo a questa parte qua. Ok, prendi il filo, uso questo qua da fiorai che ho usato per altri progetti. Noi metteremo il filo qui all'interno delle orecchie, poi passerà nella parte centrale dove avvolgiamo intorno al frontino e si piega, cioè questo dà stabilità e li puoi anche modellare. Quindi prima cosa prendiamo queste pinzette e dobbiamo piegare l'estremità del filo perché è un po' appuntito, potrebbe fare un po' male, quindi vedi ho fatto un po' una piega e poi schiaccio giusto per bloccarlo e l'estremità è più morbida, vedi? Ok, poi inizio mettendo il filo così, questa parte piegato che vedi qui, un po' difficile vedere. Allora, inizia qua, vicino al centro, va un po' oltre questa parte centrale e poi la piego più o meno alla forma dell'orecchio, un po' all'interno, non vicino al bordo, non fa niente se si alza così. Ok, qua siamo alla punta e dobbiamo piegare così, ecco, ho fatto una piega così, si vede. Allora, mettiamolo di nuovo in posizione. Ok, sarà così. E si continua a fare la forma dell'orecchio sempre all'interno, passando di nuovo per il centro. Non è che deve essere perfetto, nessuno vedrà perché all'interno. Con le forbici normali da crafting, taglia quell'altra estremità e con la pinzetta pieghiamo di nuovo questa punta per non fare male, perché questo filo tagliato può fare un po' male. Ok, quindi qui si può vedere più o meno il filo come va all'interno del bordo dell'orecchio, di metà dell'orecchio. Quindi posiamo qui questo orecchio con il filo, prendiamo questo frontino e lo posiamo qua sopra questa parte centrale. Considera due orecchie così più o meno. Quindi questo mi sembra giusto. Poi inizia prendendo solo il filo e a piegarlo intorno al frontino qui.
E così è bloccato in posizione. Ecco, faccio vedere un po' meglio. Ecco, quindi vedi come ho piegato quell'estremità qua intorno al cerchietto. Poi con la cola calda metto questa scatola dei cereali sotto, giusto per proteggere la superficie qua. E quindi dobbiamo semplicemente incollare tutto. Prima qui sul cerchietto e poi tutto sopra questo filo. E ora alza l'altra metà dell'orecchio e fa combaciare i bordi, piega, premi. Poi mettiamo un altro po' di colla da quest'altra parte ancora aperta, sempre sopra il filo. Puoi fare un po' all'interno pure se vuoi, ma non è necessario. Premi bene ed ecco l'orecchio, più o meno. Puoi anche fare qua all'interno, probabilmente non c'è la colla. Fa attenzione a non farlo uscire fuori. E ci sono anche questi altri spazietti qua da riempire. Ed ecco quello finito, il primo orecchio è finito. Non ti preoccupare, se non è perfetto lo sistemiamo dopo. Prendiamo l'altro orecchio, che deve andare specchiato con la curva all'esterno. Posizionalo così. Fai la stessa cosa di prima, il filo qua intorno, piega intorno al frontino, colla, piega, premi e riempi gli spazi. Benissimo, ecco le orecchie da pipistrello. Mi sono resa conto solo ora che le ho fatte un po' decentrate sul frontino qui, cioè non importa che la possa indossare un po' storta così, però cerca di non farlo. Comunque, vedi qui che i bordi non sono proprio regolari e ci sono parti dove non si combaciano fronte e dietro. E quindi prendiamo le forbici da sarto e vogliamo rifilare un po' queste parti, tutto intorno, dove non sembra proprio una curva pulita. Bene, sembrano perfette. Un'altra bella cosa di queste orecchie è il fatto di avere il filo all'interno. Si possono piegare le orecchie, quindi se ti piace che si curvano davanti o dietro, una parte più davanti, una più dietro, si possono modellare le orecchie alla forma che ti piace di più, tipo a coppa o come vuoi. Ora devi solo indossare le tue orecchie. Queste orecchie rendono i travestimenti animaleschi sfiziosissimi, quindi non dimenticare di cliccare il link nella descrizione del video oppure qui sullo schermo per scaricare ora il cartomodello gratuito. Happy Halloween!